come allestirò la mia tavola di Natale. È vero, quest'anno è un anno un po' speciale e siamo solamente in 6. Di solito siamo un gruppo molto più numeroso, tocchiamo i 20, 20, le 25 persone. Ma la nostra intenzione è comunque quella di avere una bella tavola natalizia. E quest'anno l'idea si sviluppa così, in poche parole. Ho preso della rete metallica e ho tagliato tutte strisce equivalenti quasi a un 15 cm di larghezza. Alle strisce di filo di rete metallica, scusate, vado ad inserire del pino, del muschio, delle sfere, dell'ovatta per creare la neve. Sotto a questa fascia di filo di rete metallica, scusate, che verrà poi piegata in questo modo come per creare un tunnel, nella parte sottostante faccio passare un filo con delle lampadine dove comunque verrà creato il buco, il foro, e la lampadina sarà mescolata a quelle che sono le nostre sfere, e ogni tanto verrà inserita una stellina. Ai due lati la tavola è lunga circa un 5 metri, poi ve la farò vedere. E l'inizio e la fine del tavolo verranno collocati dei candelabri che non avranno le candele dove ho i supporti, ma verranno allestiti con un paio di punti dove comunque metterò delle sfere dell'ovatta, e dall'altro invece dove comunque creo una sfera floreale. Verranno rivestiti, vi faccio vedere questo che è già pseudo preparato, con del pino. Eccole qua, vedete le sfere con la parte, diciamo, dove sono delle sfere, con del pino, dei gioielli così pendenti, muschio, e manca la parte floreale. Questi saranno l'inizio e la fine della tavola, che andranno comunque a intervallare quella che è il nostro centro tavola. Tra un punto e l'altro, perché le strisce io le ho create lunghe circa un metro, tra un cordone e l'altro metterò dei vasi rovesciati con la luce interna, che creeranno il supporto per piatti, diciamo, da pietanza, vassoi da inserire sul tavolo per cercare di avere il più spazio possibile dove comunque appoggiare i piatti, le varie portate. Iniziamo. Sono partita con l'attaccarmi le sfere, l'ovatta, il pino, e proseguo con completare, diciamo, il coprire completamente quella che è la mia struttura di rete metallica. Vado ad inserire il pino nei forellini e lo vado a fissare con del filo di ferro semplicissimo, per cui niente di particolare o difficoltoso, ok? Proseguo così, vado avanti, creo dei punti dove sicuramente verrà inserito il mio filo di luce. Ecco, il filo è lungo forse 10 metri, calcolo che per ogni punto, dato che la tavola se no è 5 metri, mi ci vorranno circa due lampadine, così lo tengo anche più ridotto. Faccio proprio il buco per far passare quello che è il nostro filo, la nostra lampadina più che altro. Eccola qua, ne metto uno e uno, lo mettiamo lì. Stelle di Natale ne ho 5, per cui una per supporto. Parto così dall'inizio.